Buongiorno, siamo qui oggi con l'ingegner Aldo Fumagalli Romario, presidente e amministratore delegato del gruppo Sol. Sol opera in business molto tecnici nell'ambito del chimico farmaceutico. Io le chiederei proprio di iniziare raccontandoci brevemente le attività, i prodotti, i servizi che offrite. Volentieri. Sol, come ha detto lei, è un'azienda chimica, però molto farmaceutica, nell'ultimo periodo soprattutto, perché noi nasciamo come azienda che produce gas tecnici. I gas tecnici sono i gas che si ricavano fondamentalmente dall'aria, quindi nell'aria c'è ossigeno, azoto e argon principalmente, che noi recuperiamo, frazioniamo, separiamo, liquefacciamo a 180 gradi sotto zero e poi forniamo ai nostri clienti o con dei gasdotti, ai clienti molto grandi come le acciaierie, gli impianti chimici, le raffinerie, le vetrerie, o in forma liquida con dei camion che li trasportano sempre liquidi e criogenici, cioè molto freddi, e li portano ai clienti che hanno dei piccoli tank, possono essere clienti che surgelano gli alimenti, clienti che depurano le acque di un depuratore pubblico, ospedali per usare ossigeno nelle sale operatorie, clienti nel settore della metallurgia, ce n'è tantissimi, e noi con i camion li facciamo il pieno quando si sta per svuotare. Poi i clienti più piccoli invece li riforniamo con gas in bombole, quindi allora abbiamo degli stabilimenti in cui stocchiamo noi il gas sotto forma liquida, poi facciamo tornare il gas in forma gassosa e li mettiamo nelle bombole e li diamo ai clienti. Oltre a ossigeno, azoto e argon, altri gas che produciamo e vendiamo sono l'idrogeno, l'anidride carbonica, pensiamo a tutte le bibite gasate, sono il protossido d'azoto, che è un gas anestetico negli ospedali, o anche per fare la panna montata, quindi nelle barattoline con cui si preme la panna montata si usa il protossido d'azoto come gas propellente, l'elio, gas puri speciali e così via. L'altra attività, che è metà del nostro fatturato, noi oggi fatturiamo circa 700 milioni di fatturato in 28 paesi del mondo con i nostri stabilimenti, metà del fatturato è invece assistenza domiciliare, cioè noi forniamo a quasi 400.000 persone in tutta Europa e anche in Brasile, in Turchia, servizi di altissimo livello per la sopravvivenza di persone malate, servizi respiratori come l'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, la ventiloterapia, persone che sono magari tracheotomizzate, hanno bisogno di un ventilatore meccanico che li aiuti a respirare, nutrizione enterale o parenterale, quando uno non può mangiare alimenti normali ma deve mangiare alimenti liquidi per bocca o per via endovenosa, persone che hanno problemi di apnee notturne, e noi forniamo degli strumenti che permettono comunque di riposare, cure palliative e così via, quindi servizi di altissima assistenza proprio a domicilio. Queste sono le nostre due attività principali. Ci racconta come è arrivato alla guida del gruppo, attraverso quale percorso? La nostra è un'azienda familiare, innanzitutto va detto, e quotata in borsa, quindi un po' particolare. E è particolare anche perché come famiglia non è di una famiglia sola, ma di due famiglie. Quindi mio nonno nel 1927, insieme a un'altra persona, all'inizio con qualche altro socio, ma presto sono rimasti solo loro due, al 50% ciascuno, hanno dato origine alla Sol. Poi si è sviluppata molto negli anni del dopoguerra con la seconda generazione, quindi mio padre e mio zio, suo fratello, con i due figli dell'altra persona che è la famiglia Annoni, quindi famiglia Fumagalli e famiglia Annoni. Più c'erano anche le sorelle erano socie ma non lavoravano in azienda, quindi 8 soci della seconda, e poi si arriva alla terza generazione, eravamo in 27, diciamo, tra figli, cugini Fumagalli e Annoni. Lì la seconda generazione ha deciso di far entrare in azienda solo un numero limitato di persone, in 6, 3 Fumagalli e 3 Annoni. E quindi io mi ricordo che dopo la mia laurea di ingegneria chimica e militare che ho fatto ad Aosta come ufficiale degli Alpini, e un anno all'estero in America in un'azienda chimica per imparare un po' il mestiere, mio padre mi disse: beh Aldo, adesso se vuoi
è il momento per te di entrare in azienda, anche tutti gli altri soci sono d'accordo, tu pensaci e ritieniti libero se vuoi entrare o se vuoi fare invece un'altra attività fuori. Ci ho pensato su una notte, la mattina ho detto no, mi piace, c'ho un po' nel sangue, il mio DNA ormai gas tecnici, mi piaceva l'idea di lavorare insieme a mio padre, di cui avevo una grandissima stima e affetto, che era una persona di grande statura, e quindi gli ho detto ok, sono con te, cercare prima di imparare e poi qualche anno dopo avere anche l'incarico di diventare presidente amministratore delegato. Quando siamo andati in borsa? Perché noi siamo andati in borsa nel 1998, io all'epoca avevo appena compiuto 40 anni, mio padre ne aveva 70, dunque 74, e quindi lui ha detto è il tempo adesso di dare anche un ulteriore sviluppo aziendale dal punto di vista di nuove risorse per crescere soprattutto all'estero, managerializzare ancora di più l'azienda, e quindi la quotazione ci ha permesso queste cose, oltre ha permesso anche di dare continuità nelle generazioni da un punto di vista di governance familiare. E quindi siamo entrati io, mio fratello, mio cugino e tre dell'altra famiglia, che ancora oggi siamo i sei che dal punto di vista dei familiari guidano il gruppo, insieme però a una folta schiera di manager. Noi abbiamo due direttori generali, 8 direttori centrali, tantissimi dirigenti molto in gamba con cui governiamo insomma più di 70 società nel gruppo oggi. Il gruppo Sol opera in settori dominati da concorrenti che sono colossi a livello mondiale. Come avete costruito il vostro posizionamento competitivo e come siete riusciti in settori così complessi a crescere in modo profittevole nel lungo periodo? La competizione fa venire i muscoli, fa sviluppare i muscoli, e noi abbiamo avuto in un certo senso la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista, fin da subito di trovarci a competere con aziende del nostro settore molto più grandi di noi. Tenga presente che nel 1960 la Sol di allora era come oggi un'azienda che fa 5 milioni di fatturato, quindi eravamo proprio molto piccoli. Però già all'epoca c'erano alcuni di quelli che oggi sono colossi mondiali, erano presenti in Italia, quindi noi competevamo già lì contro di loro. Pensi che oggi nel mondo 4 aziende, una tedesca, una francese e 2 americane, hanno il 70% del mercato mondiale nel nostro settore, hanno l'80% di quello europeo. La più grande di queste è grande 35 volte la Sol, quindi insomma sono grandi. Però vede, il nostro mestiere, il nostro settore si è evoluto nel tempo, e all'inizio vendavamo forse una commodity di più, cioè vendavamo la molecola dell'ossigeno, una commodity, quindi ci si misurava più su quanto costa produrlo, chi lo produce a un prezzo più basso. Però pian piano è diventato invece un business in cui noi abbiamo dovuto imparare non più a vendere una commodity, ma a vendere un servizio al cliente, e oggi forniamo ancora di più, forniamo una consulenza al cliente su come risolvere dei suoi problemi di qualità, di sicurezza, di produttività, di miglioramento dei suoi prodotti, nei suoi processi, con una soluzione che noi possiamo fornire in cui il gas è una delle componenti. L'ossigeno, l'azoto, l'argono, così via, sono componenti di questa soluzione che però noi dobbiamo sviluppare insieme a partner tecnologici. A volte sono altre aziende, pensi un'azienda che produce dei tunnel meccanici per la surgelazione. Ok, noi dobbiamo vendere l'azoto per surgelare, ma al cliente dobbiamo fornirgli un tunnel che sia performante, che noi non costruiamo, ma lo facciamo costruire dai nostri partner. Se poi vogliamo fare un tunnel che sia migliore di quello del nostro concorrente, magari grande colosso, sviluppiamo con il Politecnico, magari di Milano, dei brevetti perché il nostro tunnel sia sempre più performante e migliore, così possiamo competere anche con loro. Quindi si compete ormai con il cervello, e col cervello gli italiani non hanno problemi a competere con nessuno, quindi i nostri
ingegneri, tecnici, ricercatori sono assolutamente allo stesso livello e a volte a livelli migliori di quelli dei nostri concorrenti, oppure siamo più rapidi, più attenti a risolvere il problema del cliente. Questo viene apprezzato e in questo modo riusciamo a essere competitivi. Questo è un motivo. Gli altri due motivi sono l'internazionalizzazione e la diversificazione, cioè aver fatto nel tempo giusto la scelta giusta. La prima scelta è quella di internazionalizzazione negli anni 80, fine anni 80. All'epoca in Italia avevamo il 15% di quota di mercato, quindi non tantissimo, però mio padre disse fuori dall'Italia, cominciamo a investire fuori, perché chi è troppo forte in un mercato rischia di diventare poi debole. Noi dobbiamo andare in Europa. Oggi, come dicevo, 53-54% del nostro fatturato è fatto in 28 paesi fuori dall'Italia, praticamente tutta Europa, India, Turchia, Marocco, Brasile, con stabilimenti nostri, abbiamo circa un centinaio di impianti in giro per il mondo. Questa è stata una scelta dura, difficile, non è facile andare con joint venture, partnership, acquisizioni o investimenti diretti a costruire una presenza estera, ma è stato importantissimo ed oggi è quella che ci dà la spinta alla crescita. E l'altra è la diversificazione. Sempre negli anni 80 noi eravamo quasi al 100% solo fornitori di gas tecnici, quelli che raccontavo prima, ma lì abbiamo incominciato a scoprire il mondo dell'assistenza domiciliare. All'inizio era una cosa embrionale, ma da lì pian piano, complice l'invecchiamento della popolazione, quindi le malattie respiratorie, complice la richiesta di una qualità della vita migliore e quindi stare a casa piuttosto che in un ospedale, e complice anche il fatto che tutti i sistemi sanitari vogliono ridurre i costi, e i costi per un sistema sanitario sono più alti se il paziente sta in ospedale piuttosto che se sta a casa. Tutto questo ha fatto sì che l'home care, l'assistenza domiciliare, si espandesse a un ritmo molto elevato e noi c'eravamo lì e siamo saliti. Queste sono le tre, diciamo, ricette che spiegano in parte il nostro successo. Posso chiederle come si è sviluppata questa strategia di ricerca di un vantaggio di differenziazione, di internazionalizzazione, di diversificazione? Con quale ruolo delle famiglie proprietarie, con quale coinvolgimento del management? Direi che quando l'azienda è piccola, è quasi una startup o sta crescendo, molto si gioca sulla forza creativa, intuitiva e motivazionale dell'imprenditore. Lì all'epoca era forse all'inizio un po' di più il mio padre, anche per motivi di età, ma poi è stato ben coadiuvato da suo fratello e dai due figli Annoni, Renzo e Sandro Annoni, e suo fratello Ugo. Quindi questo è un gruppo che ha dato la spinta. Poi man mano che l'azienda cresce e si struttura, e incomincia anche il management indipendente ad avere un suo ruolo importante nel dare idee, dare spinta e dare proposte. Ormai, quando siamo arrivati poi noi sei esponenti delle famiglie che lavorano in azienda insieme al nostro management, facciamo un tutt'uno nel condividere strategia e poi tattica per cercare di rendere operativo le idee su dove andare, dove cercare nuove praterie, insomma, dove cercare i famosi oceani blu, dove ci sono le opportunità. Ma le faccio un esempio. All'inizio, negli anni 90, primi anni 2000, per le acquisizioni erano un processo che partiva più da noi, dall'alto, e andava, eravamo noi che andavamo per cercare possibili target e iniziare le trattative e magari concludere. Noi vuol dire noi delle famiglie, magari con i nostri due direttori generali. Oggi le possibilità di acquisizione ci vengono dal basso, dai nostri manager sul territorio, come è giusto che sia, perché sono loro che sul territorio possono cogliere meglio le opportunità e ce le selezionano, ce le passano, e poi insieme si decide se può essere quel progetto, quell'acquisizione, quel nuovo investimento interessante e adeguato per il gruppo. Voi avete una struttura proprietaria che è quella del 50-50, che si è mantenuto poi quando vi siete quotati, che molto spesso ostacola la crescita. Quali valori, quali decisioni hanno fatto sì che voi siate andati avanti con questa struttura, crescendo,
in un rapporto fisiologico tra soci, tra voi consiglieri, all'interno quindi di un contesto bifamiliare con pari quote e quindi con tutti i rischi di unpass che ne possono conseguire. È vero, nei sacri testi, quando si dice una joint venture al 50% non fatela mai, oppure una, due famiglie al 50% è molto difficile. È vero, è molto difficile, però se si riesce a trovare, a realizzare nella sua essenza la parola armonia all'interno della compagine azionaria o anche nella compagine manageriale, diventa invece una forza enorme. Armonia vuol dire riuscire a condividere innanzitutto i valori portanti dell'azienda, che è la cosa principale. Noi tutti, direi, noi sei amministratori delle famiglie che lavorano, ma insieme anche i nostri due direttori generali, i nostri manager, e cerchiamo di poter dire tutti i nostri 3200 colleghi e colleghe che lavorano in Sol, cercano ogni giorno di lavorare in armonia. Per lavorare in armonia bisogna sforzarsi di essere aperti agli altri, di essere porsi in un atteggiamento positivo nei confronti degli altri, di non pensare che si comanda dando ordini, ma che si deve guidare un gruppo motivando gli altri, dando l'esempio, testimoniando i valori tutti i giorni nei rapporti con i propri colleghi, con i concorrenti, con gli stakeholders esterni. Ecco, quindi noi abbiamo trovato nei nostri nonni prima, nei nostri genitori poi, questi valori testimoniati ogni giorno, ci sono stati molto utili, e quello che noi facciamo oggi tra di noi, ad esempio, è prendere decisioni senza mai votare. Non votiamo in consiglio, non votiamo nel nostro comitato tra noi sei, non votiamo tra noi sei e direttori generali. Quando ci sono, e succede, idee diverse su un'operazione, anche tra me e l'altro vicepresidente e amministratore delegato. Io sono presidente e amministratore delegato, Marco Annoni è vicepresidente e amministratore delegato, con gli stessi poteri. A volte la penso in un modo, magari lui la pensa in un modo diverso. Bene, allora ci confrontiamo insieme agli altri quattro amministratori, insieme ai nostri due direttori generali, se del caso anche con altri manager. Si discute, perché se la pensiamo diversamente probabilmente abbiamo ragione tutte e due. E alla fine, nella discussione con tutti, fino ad oggi sempre abbiamo trovato la soluzione, che non è né l'ipotesi dell'uno né l'ipotesi dell'altro, ma è la soluzione, perché accompagnata dalla discussione porta a una ipotesi condivisa di cosa bisogna fare. E fino ad oggi questa strada ha funzionato. E quali sono i tavoli, ne ha accennati alcuni, della discussione a livello di governance e a livello di management, e in che misura strutturare questi tavoli vi ha aiutati a incanalare e concretizzare i valori? Bisogna strutturarli sia con delle regole ben precise all'interno dell'azienda, sia con dei momenti di confronto anche qui precisi e determinati. Allora, a livello di base, tra alcune regole che noi abbiamo è ad esempio che l'informazione deve essere la più libera, aperta e rapida all'interno del gruppo possibile. Noi abbiamo 80 società, abbiamo, come dicevo, un 100 stabilimenti, quindi siamo non tantissimi, 3.300, ma distribuiti su un territorio enorme. Quindi abbiamo come tante piccole start-up, tante piccole imprese sul territorio, e per far sì che possano andare nella direzione condivisa, che possono essere guidate, occorre che la comunicazione sia rapida, efficiente, efficace. Questa è la prima regola, anche perché con forte comunicazione si riesce a ridurre i tempi e poi si riesce a capirsi. Dopodiché noi abbiamo, ad esempio, ogni lunedì mattina, da 30 anni, aveva già iniziato mio padre, noi ci incontriamo in questo tavolo, in questa sala, che è la nostra sala consiglio. Ci incontriamo noi sei amministratori che lavoriamo in azienda, delle famiglie, i due direttori generali nostri, e per 3-4 ore, dalle 9 all'1, 1 e mezza, quanto necessario, facciamo un po' il panorama delle eventi importanti della settimana precedente che ciascuno ha affrontato e dei problemi sul tavolo per la settimana in corso. Ogni tanto facciamo anche invece presentazioni di progetti più articolati che possono arrivare da parte del nostro
dei nostri manager, e quindi è un momento di condivisione, in modo tale che in ogni momento noi sappiamo, il gruppo dirigente sa anche nel dettaglio, il day by day, come ci si sta muovendo. Poi abbiamo degli incontri trimestrali, a valle del nostro consiglio di amministrazione che approva i conti della trimestrale. Noi siamo un'azienda quotata, quindi abbiamo momenti regolari, condividiamo in maniera più dettagliata tutti i dati con i nostri top manager e insieme a loro facciamo valutazioni sull'andamento dei mesi prossimi. Poi noi lavoriamo ad esempio su un piano decennale. Ormai da 30 anni sviluppiamo un piano decennale che poi viene aggiornato ogni 5 anni, di cui le linee strategiche logicamente sono impostate più da noi, dal vertice, però poi vengono condivise operativamente con i nostri manager. E poi ogni 3 anni abbiamo un meeting aziendale in cui tutti i nostri, diciamo, vertici di prima e seconda linea si riuniscono per 3 giorni e condividiamo il percorso fatto negli ultimi 3 anni e dove stiamo andando. Quindi faccia conto, l'ultimo l'abbiamo fatto ad agosto l'anno scorso, perché inauguravamo anche un nuovo investimento importante con un nuovo impianto a 15 milioni di investimento, eravamo quasi 300, un po' da tutto il mondo, ed è un momento forte di aggregazione e di condivisione di una linea strategica. I risultati di questo lavoro sono di assoluta eccellenza dal punto di vista reddituale e competitivo. Se si osservano i dati di crescita e di redditività negli anni, davvero si vedono i frutti di tutto quello che lei ci ha descritto. Immagino che avrete anche incontrato dei momenti di crisi. Ce ne racconta qualcuno e ci racconta come questo sistema proprietà management li ha affrontati e li ha risolti? Uno è recente, perché noi siamo nati, ci siamo sviluppati molto negli anni 60 grazie anche alle acciaierie di Piombino, che erano tra le prime acciaierie in Italia e tra le prime in Europa che hanno fatto dei test per fare l'acciaio insufflando nei forni invece che aria, con i bruciatori, ossigeno puro. E questo ha cambiato proprio il modo di fare l'acciaio. Noi eravamo lì presenti e quindi abbiamo iniziato a fare grandi impianti, sempre più grandi, e Piombino per noi è stato sempre l'impianto, lo stabilimento più importante, più grande. Pochi anni fa, le acciaierie di Piombino, che erano state per noi per 60 anni un nostro cliente, più importante cliente del gruppo, si sono fermate perché sono entrate in crisi e l'acciaieria ha spento l'alto forno. Questo è successo 4-5 anni fa. E quindi di colpo abbiamo visto un nostro cliente importantissimo azzerare logicamente il suo fatturato per noi, ma soprattutto abbiamo dovuto anche noi chiudere il nostro stabilimento, perché per vari motivi non aveva più logica che quello stabilimento, non potendo più produrre per il cliente di base acciaierie, non era troppo grosso lo stabilimento per poter produrre per il solo mercato che circostante era più troppo piccolo. Quindi ci siamo trovati di colpo a dover mandare in cassa integrazione per un anno il personale e poi, sapendo che lo stabilimento non poteva più a breve essere riattivato, avevamo il problema di tanti colleghi, erano 35 colleghi, che non avrebbero più potuto lavorare lì a Piombino. E allora ci siamo proprio interrogati con i nostri direttori generali e i nostri manager, e abbiamo dato l'input: dobbiamo cercare nel gruppo altre opportunità per poter permettere a questi colleghi di avere un'altra opportunità di lavoro. E devo dire che è stato bello vedere come in giro per tutto il gruppo ci sono state analisi e offerte e idee per cui una parte di lavorazione, ad esempio, che facevamo in outsourcing, cioè che davamo fuori, le abbiamo internalizzate e le abbiamo iniziate a fare a Piombino, e questo ha permesso che 10 persone potessero essere ricollocate in un'altra attività a Piombino. Abbiamo ricollocato altre circa 15-17 persone in altri lavori, in altri stabilimenti in giro per l'Italia, cioè a tutte abbiamo dato la possibilità di
certo dovendo cambiare città, però di trovare lavoro in un altro stabilimento, più qualcuno è stato accompagnato alla pensione perché era molto vicino, o qualcuno ancora ha trovato magari localmente qualche altra opportunità. Quindi alla fine, diciamo, nessuno a livello personale è stato oltremodo toccato da un evento su cui noi non potevamo fare nulla, però è stato un momento sicuramente difficile. Un altro, quando nei primi anni 2000 abbiamo fatto un errore noi, pensavamo di essere bravi anche a fare il mestiere di costruire delle saldatrici. Le saldatrici usano i nostri gas tecnici, quindi noi quando vendiamo i nostri gas tecnici spesso i nostri clienti ci chiedono anche se possiamo vendergli delle saldatrici. Noi le compravamo e le vendavamo. In quel caso c'era stata un'opportunità, siamo entrati in un'azienda piccolina, facciamo qua un po' di milioni di fatturato, di saldatrici a Vicenza. Per vari motivi, ma anche perché mio papà mi ha sempre detto: ricordati, Ofelè fa il tuo mestiere, no? Come dice, il pasticcere deve fare il suo mestiere, non deve farne un altro. Quindi noi sappiamo fare i gas tecnici e l'assistenza domiciliare, le saldatrici no. E l'ho scoperto, infatti non eravamo capaci di farlo. Quindi l'azienda a un certo punto non è andata più bene, perde un anno, perde due, perde tre. Ho detto: ragazzi, qui bisogna chiuderla questa attività perché perde troppi soldi, è troppo piccola l'azienda per avere possibilità di crescita. Anche lì avevamo una cinquantina di persone a Vicenza che rischiavano di perdere il lavoro. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto le skills che avevano, le capacità che avevano, erano tutte periti elettronici e gente molto brava nella gestire strumentazione elettrica e elettronica. In quel momento noi avevamo un grande sviluppo nell'assistenza domiciliare di apparecchiature medicali di cui dovevamo fare la manutenzione, la facevamo fare all'esterno fino ad allora, e allora lì abbiamo riconvertito questa società da fare saldatrici a fare invece manutenzione per tutto il gruppo di apparecchiature per l'assistenza domiciliare e elettromedicali. Certo, hanno fatto dei corsi di formazione, abbiamo investito su di loro, ma oggi anche lì nessuno di loro ha perso il posto e tutti coloro che sono restati oggi fanno un mestiere diverso, ma l'azienda adesso cresce, florida e produce utili. Quindi a volte, quando ci sono momenti di crisi, è anche un momento per riflettere e magari fare scelte organizzative diverse e trovare comunque delle soluzioni per ridurre il più possibile il disagio per i nostri collaboratori. E colpisce come queste soluzioni siano state ricercate in logica win-win, no? Facendo il bene dell'azienda, facendo il bene delle persone che si sono trovate in queste situazioni. Sì, e io penso che quando si parla di responsabilità sociale dell'imprenditore, ma che io allargherei dei manager, di tutti noi che lavoriamo in azienda, questi sono un po' degli esempi, cioè pensare che la cosa più bella per un'azienda è alla fine dell'anno poter dire: siamo cresciuti tra colleghi e colleghe, quindi diamo più lavoro a più famiglie, e viceversa, quando c'è il rischio che qualcuno lo perda, perché può succedere, ci si impegna per cercare delle soluzioni per questi colleghi che in quel momento sono meno fortunati. E guardando al futuro, lei, i suoi soci, i suoi collaboratori, che sfide avete di fronte a voi? Che idee avete sul tavolo per affrontarle, per continuare a crescere come avete fatto finora? Io sono molto ottimista perché sul nostro scrivania, sui nostri tavoli, siamo pieni di progetti. Quindi per adesso devo dire abbiamo ancora tante opportunità che i nostri colleghi ogni giorno ci portano sul tavolo. E, a una condizione, che saremo capaci noi e chi verrà dopo di noi a continuare a essere innovatore e imprenditore, perché un'azienda va avanti tanto in quanto innova ogni giorno. Ma anche qui non è che ci deve essere il reparto innovazione, il manager dell'innovazione, no, da noi, io lo dico sempre anche ai ragazzi che entrano, io ti chiederò di essere innovatore giorno per giorno, qualunque sia il lavoro che tu farai, nel marketing, nelle vendite, vai a fare l'operaio, vai a fare l'impiegato amministrativo, vai a lavorare nel personale, non ha importanza, qualsiasi sia il tuo lavoro, tu devi guardare con occhio innovativo ogni giorno quello che fai, dare idee per migliorarlo, fatti venire delle nuove proposte, soprattutto dai giovani, perché il giovane quando entra in un'azienda dovrebbe portare un modo nuovo e diverso di vedere le cose. Noi una volta siamo
in un tran tran troppo ripetitivo e siamo più restii, magari per pigrizia, a guardarci con occhio critico. Quindi loro ci devono aiutare invece proprio in questa spinta innovativa. Se saremo capaci di essere innovativi e creativi e un po' sempre più imprenditori tutti, non ci sono colossi che tengano, nel senso che noi la nostra spazio competitivo ce lo possiamo trovare, potremo ancora crescere tanto e coglierci tante soddisfazioni. Voi siete davvero dei mobilitatori di risorse, dei mobilitatori di risorse e di energie delle persone. Lei quanto tempo passa? Prima citava il caso dei giovani neoassunti. Lei quanto tempo passa con le persone raccontando i valori, raccontando le sue attese nei loro confronti? Meno di quanto vorrei e potrei, ma cerco di destinare sempre di più. Guardi, l'altro giorno, ad esempio, c'era qua un gruppo di 8 venditori nostri, in questo caso erano tutti italiani, sia dell'assistenza domiciliare che di gas tecnici, tutti abbastanza giovani che erano qui per un corso di formazione sulla comunicazione. E allora ho detto, facciamo colazione insieme, siamo andati giù in mensa insieme, abbiamo fatto un'ora, dalle 1:30 alle 2:30. Io con loro con un responsabile personale, e in un'ora mi hanno detto un sacco di cose, perché io ho chiesto, io sono qui per ascoltare vostre idee, vostre proposte, vostri giudizi, sia su cose che potrebbero essere migliorate, sia su cose che vi entusiasmano, sia cose che vi creano problemi o qualche paura. Ed è stato molto bello, perché in questo modo si riesce a trasmettere dal nostro punto di vista l'interesse nei loro confronti e anche la possibilità poi di incidere raccogliendo le loro idee nel cambiare l'organizzazione. Ecco, momenti come questo noi cerchiamo di averli il più possibile, anche perché c'è una cosa che anche qui mio padre mi leggeva di un libro che mi ha sempre molto colpito, che dice così, è un libro di manager, di Harold Jenin, che era un presidente direttore generale della AT&T di tanti anni fa. Lui diceva, gestire un'impresa è come scrivere sulla neve. Si devono riscrivere continuamente le stesse parole, via via che la neve cade, se si vuole che lo scritto rimanga leggibile. Cioè, i concetti base di un'azienda, di un'organizzazione, i valori e i principi base devono essere ripetuti molto, sempre, devono essere ben chiari e testimoniati logicamente, ma è importante che il DNA sia ben chiaro a chi lavora nell'azienda. Il suo percorso non è stato solo imprenditoriale, ma si è intrecciato con l'assunzione di responsabilità in ambito associativo, in ambito politico, in ambito bancario. Ci racconta qualcosa di queste esperienze e di come queste esperienze hanno avuto un impatto sulla sua leadership nel gruppo? Sono stato molto fortunato, in effetti, perché ho avuto una vita che mi ha permesso, mi ha dato delle opportunità molto interessanti fin da giovane. Un po' ricercate, volute, un po' invece per caso. Iniziamo con la parte associativa. Questa è un po' ricercata perché in famiglia abbiamo sempre avuto, mio padre, mio nonno e bisnonno e tutta la convinzione che oltre a famiglia e azienda ciascuno di noi abbia anche la necessità di dare un contributo alla società. E uno dei contributi, diciamo, di un imprenditore alla società, il primo che viene in mente è quello associativo. Non è un caso che un mio trisdio aveva fondato la prima Confindustria, diciamo, territoriale italiana a Monza, ad esempio. Cioè l'associazione come luogo in cui si cerca sì di portare avanti gli interessi dell'impresa, però in un'ottica di, nell'ambito degli interessi più generali della società, perché se l'impresa è florida, si può costituire e crescere, è nell'interesse della società. Quindi sono entrato nei giovani imprenditori Confindustria nel 1990, quando avevo 32 anni, e anche lì un po' fortuitamente sono diventato, forse anche perché qualcuno pensava che avrei potuto farlo bene, sono diventato presidente dei giovani imprenditori, ho fatto 4 anni il presidente, e lì sono stato nominato anche presidente dei giovani imprenditori europei.
che mi ha aiutato subito a avere l'Europa un po' come scenario di confronti di culture e di imprenditorialità. E poi Confindustria, sia a livello centrale che a livello di Federchimica. Per 8 anni in Federchimica ho fatto il vicepresidente rapporti sindacali, che all'inizio mi sembrava una materia un po' difficile, ma in realtà mi si è aperto un mondo interessantissimo di confronto col sindacato per fare cose nuove. In 8 anni abbiamo fatto 4 contratti per 200.000 lavoratori della chimica e della farmaceutica, introducendo il fondo pensioni, il FONCHI cosiddetto, per i chimici, o il fondo di assistenza sanitaria integrativa, il FASCIN, che sono strumenti che hanno, secondo me, aiutato a migliorare il modo di lavorare e la vita di tanti lavoratori. E poi altre esperienze, sempre in Confindustria, nel mondo dell'ambiente, che mi ha permesso di conoscere sempre tante persone, sia nella politica, nell'economia, nell'imprenditorialità, che sono state utili anche per l'azienda. Poi c'è stata una parentesi politica. La politica, io sono sempre stato un po' anarchico, liberale, ma di spirito anarchico, quindi prendere una tessera di partito non mi è mai piaciuta. Me l'hanno offerto diverse volte, ma ho detto di no. Però quando mi è stato chiesto nel 96, all'epoca c'era Prodi, c'era l'Ulivo, di correre come candidato per il sindaco di Milano, mi è sembrato anche lì che fossi in un certo senso sbagliato dire di no, perché ero giovane, avevo pieno di idee, di voglia di fare, forse la mia città mi chiamava, vediamo se è possibile dare un contributo anche alla città. E lì è stata un po' una startup, mi ha insegnato a fare le startup, perché in 6 mesi abbiamo dovuto mettere su il comitato elettorale, tirare sui soldi, fare un programma, mettere insieme un team di persone, comunicare. Poi anche se ne è andata male, perché ho perso, anche se di poco, però in ballottaggio si sono arrivato, poi ho perso 53-47, però è stata una bellissima esperienza che mi è servito molto. E infine l'esperienza bancaria è stata un po' anche qui fortuita invece. Mi sono trovato un giorno che una persona che doveva dare dei nomi per entrare nel consiglio di Cariplo aveva fatto il mio nome, mi sono letto sui giornali nel consiglio della Cariplo, che era una banca molto grossa, io ero molto giovane, inesperto, avevo anche un po' di timore, dico, però mio padre mi ha sempre detto: ricordati di imparare, quando devi fare qualcosa devi studiare. Allora mi sono messo un po' a studiare e da lì ho iniziato per 15 anni a fare diverse esperienze nel mondo bancario, in Cariplo, in Centrobanca e poi in Credito Valtellinese, banca quotata. Sono state esperienze molto utili perché mi hanno permesso come imprenditore di vivere anche un po' dall'altra parte della barricata. A volte gli imprenditori vedono il mondo, i banchieri, come dei nemici, come i cattivi, come chi non vuole dare il credito alle aziende. E allora, vivendo anche nello stesso momento dalla parte del banchiere, capisci anche tante altre cose, capisci che la realtà è un po' più dialettica, un po' diversa, e quindi questo mi ha aiutato poi nella mia vita di imprenditore a affrontare in maniera più trasparente, migliore, più proattiva il rapporto col mondo bancario, e penso che sia stato molto utile anche nello sviluppo della nostra azienda. Quindi ho avuto tante attività, ho avuto molta fortuna. Tutte però mi hanno insegnato molto e nell'azienda penso di aver portato parte degli insegnamenti che ho avuto. Grazie ingegner Fumagalli Romario per questa sua testimonianza. Grazie a lei. Buon lavoro a lei, ai suoi soci, ai familiari, ai collaboratori tutti, e arrivederci al prossimo appuntamento con l'Istituto per i Valori d'Impresa.